L'ultima storia o progetto a cui ho lavorato è finito, terminato, è una storia breve su un albo collettivo in Marsupilami. Questa è stata una storia di 8 pagine che ho fatto quest'estate. Poi, ora però sto lavorando a un progetto per Glenà, sono 2 albi, si intitolano Brindille in italiano, Brindille sarebbe in francese perfetto, e in italiano non so come sarà il titolo, troveremo qualcosa di efficace, che significa ramoscello. E questa è la storia di una ragazzina che scavalca un muro in una foresta, un muro misterioso, di là c'è fuggendo da un incendio, e si ritrova in questa foresta sconosciuta, in questo mondo sconosciuto, e non si ricorda niente, non ha idea di chi fosse, e quindi sarà tutto un percorso alla scoperta di se stessa, e con personaggi che incontrerà durante il suo viaggio, e si spera che, insomma. Io ci tengo tanto a questa storia qui perché l'abbiamo fatta insieme a Frederic Bremont, con cui collaboro da tanto tempo. E abbiamo fatto questa storia e ci piace tanto farla perché l'abbiamo fatta insieme e soprattutto perché è una storia che si rivolge a un pubblico vasto, cioè dai bambini agli adulti, che per un bambino può essere comunque una storia d'avventura. Una storia molto avventurosa con dei personaggi con un'ambientazione fantasy, diciamo. Poi però per un adulto potrà vederci un altro livello di lettura, un po' più profondo, ci saranno un bel po' di simbologie che affrontiamo e insomma ci sto lavorando questi giorni, ho fatto la copertina ieri e vediamo un po'. Stiamo lavorando alla copertina in questo momento qua, insomma, è in lavorazione. Ultimamente sto pensando che cioè, mi piacciono i personaggi, ho sempre affrontato personaggi comunque abbastanza comici, con uno stile diciamo grottesco o per bambini, insomma, personaggi abbastanza positivi. E mi piacerebbe prima o poi provare a fare un fumetto di quelli cattivi, sai, con un bel Wolverine o un Batman. Però, anche se lo dico così, anche se poi non è troppo nelle mie corde come stile, alla fine forse no, non lo farei. Però l'idea, sono personaggi belli che mi piacciono, la vendetta, c'è sempre questa cosa, no, che se fatta bene è bella. Il problema è quando diventa fine a se stessa, che allora non diventa lo splatter classico di tutti i fumetti, che come ce ne sono migliaia, insomma. Però sì, un bel personaggio come quello lì non sarebbe male da affrontare, anche per studiarci magari anche uno stile diverso, sarebbe farlo in un modo un po' personale, chi lo sa, in futuro si vedrà. Niente, cioè, non si può dire. Non credo ai miei contatti per ora con le case editrici che hanno i diritti di questi personaggi, no, no, non esistono, quindi è solo così, insomma, un'idea. Il mio progetto nel cassetto, effettivamente no, non c'è qualcosa di già pensato. Ho molto lavoro, molti progetti insieme a Frederick che vorremmo sviluppare prossimamente. Abbiamo trovato per fortuna un buon editore che ci segue in questo e che sembra darci fiducia. E sono cose strane, fra l'altro, anche prodotti che probabilmente non avranno un gran mercato, però ci piace l'idea di farli. Io personalmente, come autore, forse prima o poi mi piacerebbe fare qualcosa di mio, come fanno tutti. Però il mio problema è che non vorrei scadere nella classica, il classico racconto autobiografico che fanno tutti quelli che sono due palle, no? Perché uno dovrebbe essere interessato a quello che ho combinato nella mia inutile vita di disegnatore, cioè che poi la vita del disegnatore è stare al tavolino e disegnare. Quindi che c'è di interessante in uno che disegna fumetti? Vabbè,
a meno che non si inventi qualcosa. Quindi qualcosa prima o poi mi inventerò per poterci mettere dentro magari quei concetti che mi sono cari, che piano piano in tanti anni mi sono sui quali ho ragionato. Però ho bisogno di una storia giusta, ho bisogno degli elementi giusti. Per esempio, Brandy, che stiamo facendo insieme, racchiude varie cose che per anche affinità d'età e di esperienze, io e Frederick come si dice, abbiamo discusso negli anni, abbiamo messo insieme e poi alla fine abbiamo trovato la storia e ce la mettiamo dentro. Però questa cosa qui mi piacerebbe prima o poi farla anche da solo, capito? Qualcosa di più personale. Oppure un'altra cosa scema che mi piacerebbe fare sarebbe io scrivere una storia e farla disegnare a Frederick. E questa cosa gliela dico sempre perché sarebbe interessante, perché lui ha uno stile, quando disegna, fa degli schizzi molto carini, molto interessanti, molto espressivi. Poi chiaramente non ha la tecnica del fumettista, eccetera, quindi. Però prima o poi mi piacerebbe convincerlo a fare qualcosa che possa essere adatto anche al suo stile. Chi lo sa?